Benvenuti ragazzi, Squadra Bici di Passione Games, e cominciamo la settimana con un nuovo episodio targato Tomb Raider. Siamo riusciti a registrarlo questo lunedì, perdonatemi se la settimana scorsa solo un episodio. Tra le altre cose, ho visto che c'è stato un notevole calo anche di visualizzazioni, ma era abbastanza, diciamo, prevedibile. Scusatemi di nuovo, torniamo appunto su questa avventura. Allora, ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio nel Gran Casino, e come vi avevo accennato alla fine della puntata stessa, mi ero riservato di superare questo Gran Casino perché prevedevo che ci fosse veramente tante, come posso dire, tante soluzioni da poter adottare, ma soprattutto anche tante, tante difficoltà. Così non è stato, però ve lo racconto sostanzialmente per chi appunto magari arriva a quel punto. Punto, quel punto, troppe volte, punto. Comunque, per chi arriva in quella fase del gioco, il consiglio è di usare innanzitutto, e sono sparsi in più parti, quelli che sono i serbatoi pieni di benzina, che permettono con una freccia distruttiva, con una freccia anche incendiaria, di poter creare delle voragini nelle quali i nostri avversari, poi di fatto vi cadono e quindi muoiono. Non affrontiamo persone, diciamo, umane, ma affrontiamo persone, come posso dire, supreme, e quindi però sono facilmente massacrabili, come si potrebbe dire. La nostra eroina è riuscita a passare, e quindi andiamo avanti proprio da qui. Ok, andiamo avanti. Tanto vediamo cos'è questo osso. No, è brucia, sono un po' di brucia. Ce ne sarà altri? Siamo già pieni per quanto riguarda la possibilità di passarli qui, poi. Ok. Ciao, va? Ah! Uiafa! Poi dopo bisogna salire. C'è una corda. Non c'è una corda. Eh sì. Ma dove va quella corda? Cacchio si fa qui? Casba? O va di sotto? Ah, ho capito. Ragioniamo. Due cacchio da conto. Non lo so. Boh, ci è voluto un po', ragazzi.
c'è smusata. Si è fatta nulla, meno male, si è fatta nulla. Quindi sono... mamma mia. Quell'arco lì. La città perduta. Allora, siamo arrivati alla città perduta. Lara! Presto faranno saltare il ghiaccio e passeranno. Credi di poterli fermare? Possiamo solo cercare di guadagnare un po' di tempo. Ci vediamo dall'altra parte. Vai. Ragazzi, però io non lo so, avevo raccontato un po' di cose. La sala delle anime. Poi. La sorgente divina deve essere. Sembra che attraversando quella porta io possa arrivare al centro della città. La città ghiacciata attraversa la prima porta. Ok. Dicevo, vi ho raccontato un po' di cose nel weekly di sabato. Se l'avete perso, datela a vedere, tanto c'è nella playlist dedicata. Ma oggettivamente queste sono avventure, sono belle avventure, non sono troppo lunghe, non sono troppo belle. Quando vi raccontavo qual era la prossima avventura del faccione, extra calcistiche, e c'erano diverse cosettine alcune da fare, ma insomma sono anche parecchio tentato di ritornare anche di nuovo nel mondo di del mondo della nostra eroina Daniela Tale. Arriva lì. Gli empiani sorvegliano le strade. Non devo farmi vedere. Campane per dare l'allarme. Devo distruggerle. Ok, ce ne sono un fottio qui, eh. Combattimento è molto, molto. Bisogna cercare di qui dove si va a rifinire lì. Che ciotola, bisogna farsi vedere, perché qui gli immortali, addio, lo sapevo, ci hanno beccato. Aio con le catapulte di fuoco si sfondano. Ma no, butto giù. Chi è che lo butta giù? Chi sta? Merda, mi sparano. Usare il trabucco per distruggere ponte e canale. E dov'è il trabucco? Devo buttare giù il trabucco. Puoi usare il trabucco. E cos'è il trabucco? È quello laggiù. Pietra focaia dentro. Veniva utilizzata per accendere il fuoco. Ogni soldato morto deve essere autosufficiente. Ne ho un po'. Boia. Sono pieni. Bisogna arrivare laggiù. Thank you.
confondere. È una lotta corpo a corpo. Poche armi. Oh, un po' di mitra. Devo arrivare lì, saliamo. Lì in cima. Questo ci interessa, no? Devo salire. Non ce la fa. Figlia. Dobbiamo andare lì sopra. Vai, tutti. Non gliela fo. Oh, boia. Oh,
Dove devo andare? È quel coso lassù. Come fa andare lassù? Mi smuso. Proviamo, Una piglia. Culo piglia. No, ce la fa, via. Ma la cosa importante è quella. Perché io devo aspettare un po', Io devo arrivare lì qui sopra. Qui sopra devo arrivare. Devo arrivare. Dove devo arrivare? Lì in cima. Quindi. Va bene. Mi sbaglio. Devo risalire. Sono smusate. E se si va, no, non si può andare da nessun'altra parte. No. E proviamo, No, niente, via, è troppo lontano, ragazzi, troppo lontano, bisogna avvicinarlo. Oh, boh, va. Se no andiamo da un'altra parte. Non è quella la strada. Saliamo da un'altra parte. Tanto è bellissimo. Ma da dove sali? No, è lui te. Aio! Arriva lì. Lui è prima. Niente,
bisogna provare di là. Dai, proviamoci. È l'unica strada, non ce n'è altre. Via, non se n'è altre. Ma porca mignon. Ne abbiamo ammazzati una marea. Ce la faremo. Allora abbiamo messa lì la cosa. Oh, visto, l'abbiamo fatto. E ora? Devi andare su di là. Che abbiamo fatto, eh? Ci stiamo una marea. Però chi si fa? Dovrebbe essere qui. Usa il trabucco per distruggere la città ghiacciata. Potrei usarla per puntare il trabucco. Come si fa? Come cacchio lo fa? Devo buttare giù quello. Come? Dici? Come si fa? Devo buttare giù quello, capito? Ma come? Sarà questo meccanismo, nulla. Ecco. Così va bene. Devo solo sparare. Curva. No. No.
casino. Ci siamo? Troppo lontano. Un po' più indietro. Quasi, bisogna spingerlo un po' più là. Oh, ci arriva. Oh, attraversa la seconda porta. Ovvia, ce l'abbiamo fatta. Come si fa a attraversarla? No, no. Bon. Bisogna ritornare di là? Allora, in teoria non c'è nessuno dei personaggi. No, ho capito, scoperto. Dov'è? Qui. Ok, facciamoci un po' di pausa. Ok. Allora, prima di abbracciarti ti avevo quasi persa, Lara. Ma hai lottato. Volevi vivere, respirare, stringere i tuoi piccoli pugni e strillare per tutto l'ospedale. Era il suono più bello che avessi mai sentito. Quando tornai a casa quella sera nevosa, mi cucinai una bistecca, poi bevi una mezza bottiglia di whisky, cercai di trasformare due racchette da tennis in un paio di ciaspole e infine mi addormentai con il gatto. Ero felicissimo. Penso di aver sentito quella storia decine di volte e potrei sentirla ancora altre 10 volte. Allora, punti abilità. Se la felicità continuasse, avrei voluto trascorrere più tempo insieme. Ok, ragazzi, i ricordi di Lara, del babbo, del padre, anzi. Allora, combattimento, caccia e sopravvivenza. Io direi ancora combattimento. Abbiamo questo che è Andrianiti. Mentre resiste ai danni infitti ai nemici per un breve periodo di tempo, può un'incisione furtiva. Questo, ma in stato di uccisione schivata, non mi piace. Questo, silenzio si muore. Possibile uccisione furtiva, se mente non è. Questo, morte dall'alto. No, morte dall'alto, no, questo. Cura efficace, resiste ai danni infitti ai nemici per un breve periodo di tempo, poi abbiamo dato la... No, no, questa. Morte dall'alto, no. Questo allora. Silenzio si muore. Questo. Questo lo prenderei. Ok. Ci dovrebbe essere poi nient'altro. Combattimento, se abbiamo uno. Poi dovremmo averci anche l'inventario, eh. Allora, attrezzature. Qui ci abbiamo questo borsello grande per munizioni fucile. Questo è fondamentale. Fondamentale. Poi armi, da potenziamento delle armi, si possono potenziare un po' tutte, ma io ho bisogno di potenziare il mitra. Vediamo un po' cosa ci si può fare. C'è più roba, no? Grido sensibile, freno di bocca, cosa serve? Consente di diminuire i gas di pulsione, diventano di puro, no, ma no. Allora niente, andiamo su questo. Questo, protetta da sventure. Vicino automatico modificato che annuncia il giorno del giudizio. Questo è fondamentale. E qui abbiamo caricatore ampliato. Vai. Perfetto. A posto. Ok, continuiamo la nostra avventura. Dai, ne bisogna un pochinino più lungo. Perché così si recupera un po'. Dove devo andare? Ci sono dei danni strutturali. La battaglia ovviamente si è fatta sentire. Ma la maggior parte della città è ancora in piedi. Chi è quello? Frecci perforanti. Una sola. Addio. Adios. Occhio. Il principio di fronte è regola. Dio. Sopravvivi all'imboscata. Porca mignona. Venditore Bros! Dov'è? Tutto il disponibile!
cascata vuol dire che c'era una marea. Chi è che lì sta perdendo? Ma davanti ce n'è. Troppi! Le bombe qui. C'è più? Boia, sei riusciti, eh? Sala delle anime è al di là di quella porta. Devo trovare un altro... C'è dell'altro, un altro busabucco. Marimma maga. Trovo un altro modo per distruggere il cancello. Cancello, si avvicina. La sorgente prima di loro. Lo so, capito. Non fare più niente. Cerca di metterti in salvo. Scordatelo. Tu hai bisogno di noi, così come noi abbiamo bisogno di te. Lo so. Insieme sopravvivremo, da soli moriremo. Ora vai. Dove andiamo? Qui? Questo commemora le vittime della battaglia e coloro che morirono in seguito per fame o malattia. Devo arrivare un'altra volta lassù. Poi devo passare di là, di qua per fare. Cascato da lì, mi sa che siamo del gatto. No, si è entrato di qui dentro. Che altro è senso?
ci credo. Non c'è altro ingresso. Ah, miseria, sono caduto da qui. Sono caduto. Ero lì, ero. Devo andare lì, devo. Porca miseria, zuzzona. E come faccio? Ah, da qui. Una collana fatta di ambra del Baltico. Una fattura incredibile. Doveva appartenere a una nobildonna. C'è niente dietro. No. Abbiamo buttato giù quella lì. Prova. E di dove vado? Io ho combattuto prima lì, quindi... Porca mignona, che devo distruggere quello e poi devo saltare. Come fai? Che devo ritornare di là. Alcune volte non mi... tornati via. Devi montare su qui. Ah, si è smusato, ragazzi, si è smusato. Dovevo mettere, ho sbagliato proprio un piede. Ragazzi, riproviamoci, dai. Ora mi sono. Mamma mia. Devo salire lì. Devo raggiungere la cima della torre, ma la strada è bloccata dal ghiaccio. No, non t'attacco. Come fai? Deve esserci un modo per spaccarlo. Ah!
Il modo ci sarebbe. Andiamo. No, cavolo. C'è il modo per spaccarlo? Questo. Quel peso potrebbe andare bene. Andiamo da quest'altra parte. Poi si può far diverso. Da quale angolatura si può fare? No. Allora? Da quale? Sei blocchetto. Non ce l'ha fatta. Sono più da qui. Questo è di sicuro lo spacco. Deve essere un modo per spaccarlo. Bisogna spaccarlo con quello. Una volta spaccato con quello, però no, devo capire come. Ci arriva, non lo so ragazzi, e qui ci dovrò studiare un attimino. C'ho tutta la settimana per poterlo studiare, per capire, però abbiamo capito che bisogna muovere lui, però si blocca qui, quindi non so perché si blocca qui. Vediamo un po', lo posso avvicinare? No, acchio, buon cucchi chicchi, vediamo un po' da qui. Proviamolo, ma la vedo di difficile. No, infatti non lo usa. Ragazzi, io direi di chiudere qui, sono episodio troppo lungo, sono state diverse avventure. Noi ci vediamo venerdì alle ore 9 con un altro episodio, cioè diciamo a grandi falcate verso la fine della storia, una bellissima storia. Spero che vi piaccia anche a voi. Questo video lo troverete condiviso sulla pagina Facebook come sempre, PG Passione Games. Che dire, aspetto i vostri commenti, magari anche qualche suggerimento, perché no, io cercherò in qualche modo di capire come si riuscirà a buttare giù quel blocco di ghiaccio. Un saluto, ciao.